diciamo un'offerta formativa che è la prima in Italia, no? Molto ambiziosa, che metterà nelle giuste competenze i ragazzi sotto il livello audiovisivo e sotto il profilo di una comunicazione sempre migliore. È una grande sinergia con altre scuole. Sì, è una nuova curvatura che abbiamo immaginato per il prossimo anno scolastico, pensando alle esigenze dei ragazzi e anche alle esigenze del mondo del lavoro. Abbiamo immaginato che i ragazzi si possano formare sulle competenze cosiddette STEM, matematico-scientifico-tecnologiche, ponendo però un particolare accento alla A di STEAM, con la quale intendiamo arti digitali, performing arts e quindi videomaking, fotografia digitale, speakeraggio, DJ set, tutto ciò che può riguardare i new media, la comunicazione per servizi culturali e dello spettacolo. Senza tralasciare però le altre competenze di cui ho parlato prima, per le quali stiamo sottoscrivendo un protocollo d'intesa con il commissario, all'interno del quale esiste l'indirizzo dei servizi culturali dello spettacolo, ma anche con il geoscientifico Ferri Monticelli e l'Istituto Tecnico Tecnologico Giorgi, senza tralasciare il mondo del lavoro più, diciamo, professionalizzante, e quindi l'emittente radiofonica Ciccio Riccio e il laboratorio urbano Musicarte Lab Creation, così da poter fornire ai nostri ragazzi anche materiale, strumentazione, la possibilità di poter andare negli studi di Lab Creation o di Ciccio Riccio e di poter utilizzare i laboratori delle scuole con cui appunto stiamo sottoscrivendo un protocollo d'intesa. Credo che sia la prima scuola secondaria di primo grado che abbia al suo interno questo indirizzo, e la finalità è quella appunto di